L'azienda agricola è un'azienda agricola di 32 ettari, familiare. 4 anni fa sono subentrate e abbiamo deciso di convertire l'azienda da un'azienda cerealicola storica a un'innovazione con il noccioleto, una maggior prospettiva di crescita per l'azienda. Le nocciole vengono conferite all'industria, un'industria della zona, la nostra eccellenza italiana, dove viene prodotto il cioccolato. E oltre a questo ci sono dei sviluppi nell'olio di nocciola che viene utilizzato sempre più. Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere l'irrigazione goccia a goccia nel nocciolo sono derivate una dal terreno, un terreno piuttosto difficile, un terreno argilloso e sicuramente la miglior produttività, quindi la maggior resa, il miglior prodotto e quindi una soddisfazione maggiore. È stato scelto Netafink come partner perché con la sua vasta gamma di prodotti, dalla filtrazione al tipo di ala gocciolante, alle idrovalvole in campo, ci ha permesso di riuscire a cucire un impianto su misura sul cliente e sulla pianta del nocciolo, in base alla topografia del terreno, in base alle pendenze e tutte le sacche che creano difficoltà nella realizzazione dell'impianto di irrigazione. E siamo riusciti a dare un servizio chiave in mano al cliente, soprattutto un servizio di post vendita. Si continua a seguire il cliente nelle varie esigenze, nelle varie problematiche che possono uscire. Questo è un terreno molto difficile, compatto, pesante, rosso, con un 80% di limo, un 5-6% di sabbia, tra fine grossa e il resto argilla. Un terreno che in estate, in condizioni di siccità, crea grosse crepacciature. Nonostante la tradizione fosse di cereali a paglia, la redditività era molto molto bassa, per cui la scelta del nocciolo è andata su una coltura che, con determinate caratteristiche, potesse dare una redditività. Il nocciolo è una pianta estremamente complessa, che si pensi una pianta delicatissima, forse la più delicata, e quindi si trattava di perseguire quello che era l'obiettivo aziendale di riconversione, fornendo delle condizioni ideali per la propria coltivazione e quindi certamente la gestione dell'acqua. Per cui la decisione di pensare a una somministrazione graduale di acqua con turni ben precisi e fornita in una condizione di scarsa possibilità di evaporazione, quindi come subirrigazione. I vantaggi soprattutto sono quelli di una nocciola innanzitutto piena, quindi delle pezzature superiori, e poi una maggior pelabilità, cioè una possibilità che il perisperma si stacchi con facilità dalla mandorla interna. La subirrigazione è il metodo più efficiente di irrigazione disponibile perché permette di erogare acqua e nutrienti direttamente alle radici della pianta. Per la realizzazione di questo impianto sono state utilizzate 2 ali gocciolanti autocompensanti, un IRAM AS, la migliore ala autocompensante del mercato. Questo perché il gocciolatore presenta un sistema di antintrusione radicale che permette al gocciolatore di proteggersi dall'intrusione delle radici all'interno di esso. Essendo autocompensante, permette il suo utilizzo anche in impianti in pendenza, come su questo campo, e quindi permette il fatto che i gocciolatori possano erogare la stessa quantità d'acqua anche al variare della pressione sull'impianto. Con l'adozione dell'irrigazione a goccia sul nocciolo è possibile, rispetto all'allevamento in asciutta, anticipare l'entrata in produzione delle piante da 8 a 4 anni. Con l'utilizzo della goccia si può inoltre ottenere un incremento della resa complessiva tra il 20 e il 40% e un decremento della quantità di gusci vuoti sulla resa netta stimabile intorno al 30%. È stata mia la scelta di virare verso la coltivazione del nocciolo. Sono soddisfatto di vedere il mio prodotto, di pensare che un indomani mangerò il cioccolato con le mie nocciole, e questo mi riempie tantissimo di orgoglio, un orgoglio immenso per il futuro mio, dell'azienda e dell'Italia.